il quadro. E qui abbiamo la prima, che si chiama? Laura Giovannelli Protani. Laura Giovannelli, che rappresenta la Lazio, e da questa parte? Pinacola Grossi. Pinacola Grossi per il Chievo. Allora, Laura, lei è la prima, io le scopro il quadro. Paul Gauguin. Gauguin, bene. Allora, spieghi Gauguin e poi scopriremo il quadro, sì, e ce lo illustrerà. Prego. Allora, Paul Gauguin è uno dei maggiori pittori francesi che si colloca nel periodo dell'imperialismo europeo, del decadentismo e dell'impressionismo. Nacque nel 1848 a Parigi, ma visse i primi anni dell'infanzia a Perù, a Lima, presso i parenti materni. Si trasferì subito all'età adolescenziale di nuovo a Parigi, dove lavorò come marinaio dapprima ed in seguito come agente di cambio presso l'agenzia di cambio, l'ho già detto prima, Bertin. Nel 1873 si sposa con una danese, dalla quale ebbe in seguito ben 5 figli, che però tra l'altro perse anche da prestissimo, Aline e Clovin. Nel 1881 scusi, si colloca... Chiedo scusa sì, io, dica. Non ho capito questo passaggio, solamente sì, questo. Sì, sto parlando della cronologia della vita di Gauguin. Sì, non ho capito questo passaggio, ebbe 2 figli... tra i quali morirono in giovanissima età, da adolescenti, Clovin, che è un bambino, morto di vaiolo, mi sembra, e Aline. Scusi, prego. Eppure pure lui ci è andato vicino, perché sì, non perché era tanto in salute come... No, egli soffriva di una salute cagionevole, tanto è vero, morì all'età di 55 anni, e questo fatto di soffrire di una salute così cagionevole lo portò a frequentissimi ricoveri in ospedale. Comunque parlavo della sua opera. Allora, nel 1881 partecipa alla prima mostra dell'impressionismo con il quadro Suzanne. Nell'anno successivo, esattamente Vabbè, nel 1800... Ma lei ci vuole raccontare tutti i quadri, no? Ne ha fatto tantissimi. Io tanto ho capito dove nasconde le batterie, esatto. Però prego. Basta. Prego. Ho le batterie che... Abbiamo capito che è preparatissima. E allora guardi un po', guardi questo quadro e ce lo illustri. Allora, innanzitutto il quadro si colloca nel periodo in cui, tra i frequenti spostamenti e viaggi che l'autore e il pittore compie, si colloca nel periodo in cui è andato a Tahiti. Infatti si nota subito, si evince subito la tecnica impressionista. L'impressionismo è una corrente artistica, sì, soprattutto vabbè, ma non è che lui era impressionista solo a Tahiti. No, egli faceva parte, era uno dei maggiori rappresentanti dell'impressionismo. Infatti questo quadro ne è la rappresentanza più... Vabbè, è uno dei quadri del periodo tahitiano, sì. Queste sono le famose vainè. Sì, infatti dipinse due donne tahitiane in spiaggia e la donna con un fiore in bocca. Questo... Esatto. Ecco. Il vescovo era contento di questo? Il vescovo era contento? No, tanto è vero, no. Non era contento il vescovo. Brava, oh! No, ma brava. Sì, brava. Non voglio condizionare il pubblico. Grazie. Questo là lo diciamo perché il vescovo, no, il vescovo gli ha bruciato un sacco di quadri a Gauguin. No, no. Dopo la sua morte il vescovo, ne ha bruciati perché sì, li considerava osceni. Sì, osceni e contro la morale pubblica. Quindi lei non vada a Tahiti e stiamo più tranquilli. Allora, per il Chievo.